Ancora una notte di incidenti in molte città della Francia per l'uccisione del 17enne 3 giorni fa a Nanterre da parte di un poliziotto a un posto di blocco. Durante gli scontri sono state arrestate 150 persone. Sono stati dati alle fiamme cassonetti, lanciati oggetti contro la polizia che ha risposto con gas lacrimogeni. Poco dopo la mezzanotte le proteste si sono moltiplicate alla periferia di Parigi, ma anche in altre città come Lione e Tolosa. Dopo le violenze, Macron ha convocato l'unità interministeriale di crisi. Le prossime ore devono portare alla riflessione e al rispetto. La marcia bianca va fatta sotto questo segno. Le violenze e gli attacchi contro commissariati, scuole e municipi, contro la Repubblica, dopo l'uccisione di un 17enne da parte di un agente della polizia, non possono essere giustificate, ha detto. La marcia bianca è stata organizzata dalla madre della giovane vittima. Le prossime ore, ha auspicato Macron, siano di rispetto e raccoglimento. Il presidente ha ringraziato i poliziotti, gendarmi, pompieri e rappresentanti politici mobilitati per fronteggiare la situazione.